Direttore Iacono, quali sono i risultati che voi avete ottenuto rispetto appunto all'indagine sui tumori e sull'inquinamento in questo territorio? Stiamo portando gli ultimi dati maturi che provengono dai registri tumori e che si riferiscono al 2012, gli altri dati saranno pubblicati successivamente, e stiamo portando i dati relativamente alla rilevazione di quelle che sono le malformazioni nei neonati presso il territorio dell'area a rischio ambientale. L'analisi dei dati mostra, mettendo a paragone il periodo che va dal 2007 al 2009, il periodo che va dal 2010 al 2012, dai dati che si evincono dai registri tumori, si evince che c'è un incremento di casi per quanto riguarda il sesso femminile di circa 50 casi, però c'è un decremento di oltre 60 casi registrati per quanto riguarda il sesso maschile. Questo ovviamente è un argomento su cui bisogna ragionare e quindi valutare il perché avvengono queste cose. Però una cosa è chiara, è evidente, che ci sono anche dei casi in diminuzione sul sesso maschile, e quindi bisogna andare a vedere, a ricercare quali sono gli elementi scientifici che possano giustificare questo dato. Per quanto riguarda i malformati, una piccolissima incidenza maggiore rispetto a tutti i tipi di malformati, però questa incidenza è evidente per quanto riguarda le malformazioni dell'apparato urinario e dell'apparato muscolo-scheletrico. I dati che abbiamo ricavato dalla regione sono dati che mostrano dei numeri che possono assumere anche una significatività statistica, però sono dati che sono stati rilevati in un modo un po' particolare, con un modo di rilevazione che ha soltanto la Sicilia e l'Emilia Romagna, cioè non soltanto la rilevazione alla nascita, ma l'osservazione per un anno di tutti i ricoverati. Quindi io darò questi dati alla Commissione, che metterà assieme a tutte le altre informazioni quelle che sono le altre informazioni che riceverà.